Amici della Tiburtina News e di Canale Est, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta di oggi, questa puntata che sarà molto molto ricca perché abbiamo tanti temi di cui parlare in questo mercoledì 25 settembre. Come al solito l'appuntamento delle ore 20, ma vi ricordo che potete comunque guardare il TG della Tiburtina News anche successivamente su Canale Est e sulle pagine della Tiburtina News. La scorsa settimana vi abbiamo parlato dello speciale Quintiliolo, abbiamo intervistato il sindaco di Tivoli, Marco Innocenzi, la consigliera Manuela Chioccia di Città Metropolitana di Roma. Abbiamo parlato con loro e affrontato tanti temi che riguardavano Tivoli. Questa settimana, nella seconda puntata stagionale, invece vi vorremmo parlare di Guidonia e quindi lo facciamo niente di meno che con il sindaco di Guidonia, Mauro Lombardo. Buonasera e benvenuto. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Allora, intanto è un piacere ritrovarla su al TG della Tiburtina News. Ci siamo sentiti qualche mese fa, insomma, abbiamo parlato di tanti temi che riguardavano Guidonia. Lo facciamo anche questa settimana. È stata un'estate molto tormentata, no? Ce lo dicevamo, lunga, ricca comunque di episodi. Vorrei partire da quello, probabilmente uno di quelli un po' più che è saltato alla cronaca, quindi quello che riguarda l'insediamento abusivo, il campo nomadi abusivo dell'Albuccione, dove diversi incendi, diciamo, hanno causato de delle problematiche, insomma, alla cittadinanza e non solo, dove si sta procedendo anche allo sgombero del campo nomadi abusivo. Se non sbaglio, entro il 15 ottobre dovrà essere completamente liberato, però volevo lasciare su questo la parola a lei perché sono in corso comunque degli interventi. Sì, assolutamente. Il campo nomadi dell'Albuccione è un campo abusivo che insiste su una circoscrizione anche già problematica di per sé da diversi anni, quasi 10, credo. E peraltro intorno alla scuola elementare e media dell'Albuccione, dove frequentano insomma i ragazzi del quartiere. È un insediamento molto problematico, sia dal punto di vista dell'ordine pubblico e della sicurezza, perché molto spesso le forze dell'ordine hanno rinvenuto all'interno del campo abusivo della rifurtiva, a dimostrazione che alcune delle persone che hanno abitato nel tempo in questo campo erano dediti ad attività criminali. E inoltre problemi enormi di natura ambientale, perché comunque in lo spazio che è assolutamente incompatibile col vivere civile, sono stati riversati negli anni una enorme quantità di rifiuti che sono a terra. Rifiuti di ogni tipo che nel tempo sono spesso andati a fuoco. È andato a fuoco poi una parte consistente del campo nomadi alla metà del 12 di agosto, creando problemi enormi di salubrità pubblica, perché i fumi che si sono diretti anche nelle zone circostanti, a partire dall'Albuccione, ma anche al centro commerciale Tiburtino, che è lì vicino, sono stati tali e tanti da indurmi a fare un'ordinanza contingibile e urgente di chiusura immediata al transito e allo stazionamento delle persone all'interno di quel campo. Ovviamente l'ordinanza non è stata rispettata da tutti, ma noi abbiamo cominciato a far uscire volontariamente una serie di persone perché nell'ultimo anno avevamo già avviato un programma di superamento del campo nomadi, attraverso una delibera di giunta che aveva individuato tutta una serie di meccanismi, partendo da un censimento che abbiamo fatto in dicembre, passando per i colloqui individuali con tutti i nuclei presenti all'interno del campo e che prevedono anche delle forme di incentivo, anche economico, ma parliamo di piccole somme, per consentire a coloro che vogliano abbandonare questa situazione di illegalità e di precarietà, per consentirci la bonifica, dell'area. Questo processo di abbandono volontario di una parte della popolazione residente abusivamente all'interno del campo è stata risolutiva per poi chiedere alla prefettura, al prefetto di Roma, lo sgombro di coloro che invece si ostinino a mantenersi in quest'area che è, ripeto, incompatibile con l'abitare civile. E la prefettura ha concesso, abbiamo deciso questo, si è deciso questo nel comitato di ordine e di sicurezza che si è tenuto i primi di settembre alla prefettura di via 4 Novembre a Roma, hanno stabilito
che il 15 di ottobre coloro che non avessero nel frattempo dato luogo ad un abbandono volontario del campo saranno, diciamo, costretti a farlo con l'intervento della forza pubblica. Ovviamente il comune sarà lì a assicurare soprattutto ai minori e ai fragili l'assistenza che è dovuta in situazioni così drammatiche, ma resta il fatto che in questo momento tutte le istituzioni sono al lavoro collaborando per far sì che questo campo venga definitivamente sgombrato il 15 di ottobre. Poi si aprirà ovviamente la pagina della bonifica e della restituzione alla città di questo terreno, che peraltro è di proprietà della ASL RM5, quindi dovrebbe essere addirittura utilizzato e commercializzato per ridurre il deficit della sanità della Regione Lazio. Quindi un grande obiettivo che è a portata di mano, ma ancora stiamo lavorando ed è ancora molto difficile raggiungere questo risultato, perché stiamo sempre parlando di persone, di famiglie, di minori, e quindi la operazione è delicata e va fatta con la massima cautela e la massima attenzione ai diritti di tutti. E quante famiglie attualmente sono rimaste all'interno? Perché gli ultimi dati aggiornati ci parlavano, insomma, del almeno la metà del campo nomadi che era stato sgomberato, però rimaneva un'altra metà, insomma, che ancora aveva delle difficoltà ad allontanarsi dal campo. Quindi più o meno adesso quante famiglie rimangono all'interno? Guardi, le parlo più che altro di numeri. Noi avevamo all'inizio censito poco più di 200 persone, la metà circa minori, siamo più o meno intorno al giro di boa. Tenga però presente che noi aggiorniamo quotidianamente questa contabilità, che poi servirà molto alla prefettura per organizzare lo sgombro del 15 ottobre, perché ci sono alcuni nuclei che sono ancora dentro ma hanno già firmato il patto di corresponsabilità col comune e hanno quindi già annunciato e si sono già impegnati a lasciare il campo, ma hanno rappresentato alcune problematiche tecniche che stanno affrontando, e quindi magari la uscita è programmata per i prossimi giorni o per la prossima settimana. Quindi noi abbiamo due contabilità diverse, quelle che hanno già abbandonato il campo e quelle che ci hanno già assicurato che lo faranno prima del 15. Comunque, ripeto, la grande speranza, ma non è impossibile da concretizzare, è addirittura che lo sgombro sia integralmente spontaneo. Ma ripeto, qualora questo non riuscisse, c'è sempre la volontà della prefettura di completare questo lavoro, che a questo punto, per tutto quello che è successo negli anni, in particolare nell'ultimo periodo, è assolutamente intollerabile per ulteriore tempo. Un allontanamento coattivo nel caso in cui dovessero rimanere, insomma, alcuni nuclei all'interno dell'insediamento. Dopo cosa succederà, insomma, a questa zona, a quest'area? Quali sono i passi successivi al 15 ottobre? Ma sicuramente di questo abbiamo già parlato con l'ASL RM5, col commissario Cavalli. Noi dovremo immediatamente recintare tutta quell'area per evitare che magari nottetempo, in qualche settimana successiva, possa essere di nuovo oggetto di occupazione abusiva e ricominciare questo circolo vizioso che negli anni non era mai stato risolto. Poi però c'è il grande tema della bonifica. C'è da bonificare immediatamente l'area combusta, ma c'è anche da togliere da terra quella enorme quantità di rifiuti. Lì c'è al momento una specie di discarica a cielo aperto. Servono delle enormi dotazioni finanziarie. Noi stiamo chiedendo alla Regione Lazio e al Ministero dell'Ambiente di accedere a fondi straordinari, perché l'impatto di questa contaminazione territoriale è tale tanto da rendere complicato per il comune trovare dentro il proprio bilancio risorse così straordinariamente urgenti. Assolutamente. E altro quartiere dove c'è la massima attenzione in questo periodo è ovviamente Villalba, per i recenti fatti di cronaca, insomma, che abbiamo raccontato nel corso di questi mesi. C'è stato il pugno duro da parte dell'amministrazione, che veniva richiesto, insomma, da tanto tempo dai cittadini. C'è stata anche, insomma, un'unione di intenti con il comune di Tivoli per cercare di riportare un po' la tranquillità in questo quartiere.
Le volevo chiedere, adesso è attiva dopo il rinnovo che c'è stato nelle scorse settimane ancora l'ordinanza anti-alcol con i presidi di polizia locale e non solo all'interno del quartiere, però cosa succederà quando questa ordinanza insomma decadrà? Allora, ovviamente il problema di Villalba lo abbiamo affrontato con misure straordinarie perché era anche qui arrivata la situazione a un livello di non possibile ulteriore sopportazione. Però noi stiamo lavorando per una normalizzazione dei problemi di ordine pubblico nella nostra circoscrizione di Villalba, ma la circoscrizione di Tivoli Terme ha un tessuto sociale molto simile. Quindi una serie di iniziative le abbiamo poste in essere perché durino nel tempo. Per esempio, il protocollo d'intesa con il comune di Tivoli a cui ha fatto riferimento durerà ancora a lungo perché lo rinnoveremo ogni volta che scadrà, pluriennale, ma lo rinnoveremo ancora. E consente alle due polizie locali di lavorare sui due territori congiuntamente, perché alcune operazioni, soprattutto in certe zone, è bene farle in forze. E siccome gli organici delle polizie locali sono purtroppo ridotti in tutte e due le città per via della difficoltà del fare turnover negli ultimi 15 anni nelle amministrazioni locali, mettere insieme le due forze ha portato un immediato beneficio. Tanto è vero che noi nel mese di agosto e nel mese di settembre abbiamo fatto alcune uscite con le polizie locali che hanno lavorato gomito a gomito e la differenza si è vista anche per numero di contestazioni che si è riusciti a fare e per la penetrazione nel territorio, il controllo del territorio che si è riuscito a fare. Ma ci hanno dato una grossa mano anche gli enti preposti ordinariamente al mantenimento dell'ordine pubblico. Polizia e carabinieri sono oggettivamente stati più presenti nella circoscrizione di Villalba e in alcuni casi sono state organizzate dei veri e propri controlli a tappeto sul territorio che anche qui hanno fatto capire a chi vuole vivere il territorio ai margini della legalità che era bene cambiare un po' il registro. Peraltro, i controlli sono stati a tutto tondo, anche invisibili. Sono stati, per esempio, controllati esercizi commerciali, sono state verificate le tenute igieniche di alcuni servizi, commerciali. Sono stati anche interpellati i NAS dei carabinieri per fare controlli straordinari su questi territori, dove in certe zone, forse nel passato, si era lasciata qualche maglia troppo larga. Come si fa però a mantenere questi buoni risultati in prospettiva? Noi abbiamo confidato che la tecnologia possa essere una delle risposte. Stanno per essere montate nelle prossime ore due telecamere attive a Piazza della Repubblica, ma partirà poi in generale una disseminazione in tutto il territorio, in particolare quello di Villalba, di una serie di telecamere e di fototrappole che per la prima volta a Guidonia Montecelio saranno tutte controllate in tempo reale da una control room che sta per essere realizzata all'interno del comando della Polizia Locale di Guidonia Montecelio. Immagini che saranno sempre utilizzabili anche dalla Polizia e dai Carabinieri. È un finanziamento importante che abbiamo messo in campo l'anno scorso, è finita la gara d'appalto, è stato individuato l'aggiudicatario. Abbiamo firmato il contratto, sta partendo l'installazione e nell'appalto c'è appunto la realizzazione di questa control room che fa una differenza enorme perché ci consente di amplificare il controllo in tempo reale del territorio molto più di quello che possiamo fare con le pattuglie che girano sul nostro territorio. L'ultima questione che rimarrà strutturale, soprattutto su Villalba, ma poi estenderemo questa esperienza sulle altre circoscrizioni dove ci sono fenomeni di questo tipo. Stiamo facendo un controllo capillare delle residenze abusive o non fedeli all'interno delle abitazioni. Noi abbiamo evidenza che in alcuni palazzi vivono persone che non sono iscritte all'anagrafe e che quindi sono sconosciute, per esempio, al nostro fisco, ma anche alla nostra possibilità di controllo. Così come in altri casi troviamo il fenomeno opposto, che ci sono persone che sono censite in questo territorio, ma in realtà non ci vivono, non ci risiedono e quindi utilizzano una residenza di comodo, magari per ottenere diritti che non gli spettano. Questo regime continuerà e anzi abbiamo introdotto anche quello che nella
normativa per il contrasto alla corruzione nei pubblici uffici è già stato diciamo implementato da anni, la possibilità per ogni cittadino di fare anche segnalazioni anonime su vicende che appaiono diciamo opache. Nella nostra circoscrizione di Sette Ville, di Villalba, chiedo scusa, ma anche qui estenderemo questa sperimentazione alle altre circoscrizioni, già da settimana è presente un'urna in cui ogni cittadino, anche anonimamente, può segnalare a noi del comune situazioni che appaiono ambigue, così che noi poi possiamo d'ufficio, come è nostro diritto e anche nostro dovere, procedere a controlli più capillari laddove ci appaiono situazioni da controllare. A due mesi quasi dall'istituzione dell'ordinanza anti-alcol, le faccio questa domanda. Villalba, secondo lei, è un quartiere più sereno, più vivibile rispetto a prima, o ci sono ancora tante violazioni e quindi bisogna ancora lavorarci? Allora, la situazione è migliorata e non lo dico soltanto io, che ci sono andato tanto in questo ultimo mese e mezzo, più di quanto non mi fosse capitato precedentemente, e devo dire anche a discapito delle altre circoscrizioni con le quali mi scuso, ma Villalba aveva bisogno di una particolare attenzione dopo quello che era successo dall'inizio del mese di agosto. Ma me lo dicono soprattutto i residenti che la situazione è cambiata, ma non poteva che essere così. Noi però dobbiamo raggiungere l'obiettivo della normalizzazione, cioè questo clima più vivibile, più sereno, con una percezione di sicurezza più ampia, deve diventare la normalità per Villalba, non l'effetto di un'attenzione spasmodica da parte dell'amministrazione. Questo è il passaggio più delicato, ma è il nostro unico obiettivo. Non ci interessava stressare l'amministrazione per fare un risultato da una settimana, ci interessa implementare nuove strategie che possano migliorare la qualità della vita a Villalba, in tutta la città, anche dal punto di vista della sicurezza, in modo duraturo, in modo strutturale. E l'impianto delle telecamere e la control room è, da questo punto di vista, un miglioramento che resterà nel tempo, anzi, che verrà continuamente implementato, perché il Ministero dell'Interno continuamente bandisce fondi per i comuni per continuare a fare telesorveglianza, e noi da adesso in poi implementeremo il sistema collegando tutti i nuovi dispositivi che negli anni continueremo a mettere tutti nella control room, che diventerà il primo passo di quella che in alcune città del nord Italia e ancora di più del nord Europa viene già definita la smart city, un controllo grazie alle tecnologie più utile e più efficace di quello che si è fatto tradizionalmente, mandando le persone a verificare con gli occhi e con i sensi quello che si può ormai verificare con la realtà aumentata, quindi con i dispositivi elettronici. Certo, e, è stata un'estate tormentata, è vero, però è stata anche l'estate della nascita di una nuova realtà, ovvero quella della Guidonia Montecelio 1937. Parliamo ovviamente di calcio. È iniziata la stagione in Serie D, è iniziata la Coppa Italia. Attualmente la formazione è ancora imbattuta, quindi ci piace sottolineare questa cosa. Volevo chiederle, lei è stato presente comunque anche durante le prime uscite della squadra, è stato presente in tutto il percorso che ha portato poi alla nascita di questa realtà. Uno stadio tra l'altro riammodernato, le volevo chiedere insomma un commento su questo Guidonia, su questa nuova realtà. Allora, è una pagina sportiva che però mi interessa soprattutto per il dato amministrativo. Io faccio il sindaco, poi da cittadino ho già cominciato a tifare il Guidonia Montecelio 1937, come hanno fatto tanti altri concittadini. Nella prima in casa c'era praticamente il tutto esaurito. Però partiamo dal dato amministrativo, che è quello di cui mi sono occupato di più. Noi avevamo da tanti anni uno stadio comunale che, me lo lasci dire, cadeva a pezzi. E in più era fonte di continui costi da parte dell'amministrazione. Costi e spese che non venivano in qualche modo, non apparivano come ben impiegate, perché lo stadio continuava ad essere un malmesso stadio di periferia. E invece Guidonia Montecelio, città di 90.000 abitanti, ha bisogno di uno stadio importante, di uno stadio per il calcio che conta, per il calcio professionistico. Come abbiamo pensato di affrontare il problema? Con il coraggio, cioè facendo un bando per l'affidamento a privati molto lungo, 9 anni più 9, 18 anni, abbiamo impegnato
il futuro di quello stadio per molti anni, assumendoci anche un rischio. Ma perché lo abbiamo fatto? Perché dando lo stadio per così tanti anni abbiamo potuto chiedere al mercato, ai privati, investimenti molto significativi che possono ovviamente rientrare in un periodo di tempo così lungo. E quindi è venuto qui un imprenditore importante, Mauro Fusano, che è il patron di Mauris, una realtà imprenditoriale di prim'ordine, che aveva già una squadra, il Monterosi, e che ha deciso di investire su questo stadio con un investimento che nessuna amministrazione locale si sarebbe potuta permettere, partendo dall'abbrivio che avevamo dato come comune, perché noi grazie a un finanziamento regionale di 400.000 euro avevamo comunque realizzato il manto erboso per la Serie C, per il calcio professionistico. Lui ha aggiunto tutto il resto, ha vinto il bando e quindi ha portato la squadra del Monterosi, che disgraziatamente l'anno scorso è retrocessa in Serie D, l'ha portata su questo territorio, l'ha portata su questo stadio che sta diventando uno stadio omologato già per la Serie D, ma anche omologabile per la Serie C. Poi la sua volontà, io gliel'ho chiesto, gliel'ho suggerito, ma la sua volontà di cambiare il nome alla squadra e di renderla la squadra della città di Guidonia Montecelio ha fatto il resto. Quindi oggi stiamo competendo per un campionato di Serie D che non era, diciamo, usuale per questa città, con delle prospettive reali di arrivare, speriamo il prima possibile, per la prima volta nella storia in Serie C e quindi nel calcio professionistico. Ma la cosa più importante è che questo stadio per noi non è più un costo, anzi è un introito, perché la squadra del Montecelio, del Guidonia Montecelio 1937, oltre a fare i lavori di ristrutturazione, ci paga un canone, e inoltre il comune mantiene la possibilità di utilizzare quella risorsa che è nostra anche per fini sociali, per rappresentazioni sportive di altro tipo che possiamo gestire noi. Quindi una buona pratica amministrativa che ha anche portato lo spettacolo del calcio oggi semiprofessionistico, domani professionistico in città. Ma non voglio però dimenticare, e non lo facciamo con l'assessorato allo sport, che a Guidonia il calcio c'era già e continua ad esserci anche nelle categorie inferiori, quindi noi siamo ancora vicini a tutte le squadre che hanno portato, diciamo, in alto il nome della nostra città. Penso quindi in particolare al Montecelio e all'Ogre Smoga Villalba, che giocano in promozione, ma anche le squadre che giocano in prima categoria, il Guidonia, il Caserosse Sette Ville, il Ferraris Villanova, che stanno comunque portando avanti, diciamo, il nostro calcio e che consentono a tanti ragazzi di fare la scuola calcio, insomma, e di approcciarci allo sport forse più seguito dagli italiani e dai guidoniani. Assolutamente sì, e svolgono un ruolo importantissimo, insomma, per il territorio e per i ragazzi. Le rifaccio vedere il gol di Galì allo scadere ad Olbia, che ha regalato la vittoria al Guidonia. Ha esultato dopo questa rete? Guardi, ero impegnato, non ho potuto vedere la partita, però mi ha scritto mio figlio e ho esultato, diciamo, alla notizia. Però mi sono, come tanti altri concittadini, mi sono goduto la prima partita in casa, una vittoria importante. Al momento il Guidonia è primo, non ha ancora subito gol, ci fa piacere, ripeto, da tifosi, ma quello è il lavoro della squadra. Noi dobbiamo rimanere concentrati sul lavoro dell'amministrazione, per esempio dal punto di vista della cura dello sport siamo molto attenti al fondo giubilare che abbiamo ottenuto di 1.400.000 euro per realizzare la pista di atletica leggera che sorgerà presso la sorgente, un'altra implementazione sportiva che serve a questo territorio e che consentirà a tanti giovani di fare l'atletica leggera che al momento invece a Guidonia Montecelio non si può fare. E il futuro anche affidamento del centro sportivo Morgana e della palestra di Villalba in piazza Martiri delle Foibe, che diciamo dopo tante vicissitudini si spera possa tornare ad essere un luogo fruibile per lo sport locale. Sì, assolutamente, questa è la nostra visione di come approcciare agli impianti sportivi. A Guidonia mancano gli impianti sportivi, ma quelli che ci sono praticamente tutti pubblici. Questo dimostra che per il privato è difficile investire sul nostro territorio, anche se le potenzialità ci sono, perché i costi di investimento sono tali da magari indurre l'imprenditore privato a scegliere altri luoghi, magari la periferia di Roma e non la città di Guidonia Montecelio. Ma quando la struttura è pubblica,
quando la struttura la fa il comune di Guidonia Montecelio, allora si pensa allo sport che manca e al territorio che ne ha più bisogno. E una volta realizzata la struttura, poi si cerca la partnership con il privato, che la può gestire a quel punto senza i costi di investimento, assicurando però la manutenzione, assicurando che il bene non perisca e che anzi rimanga sempre di perfetta qualità, e riconoscendo un canone al comune che con quei soldi fa altra promozione sportiva, magari in altre zone non coperte ancora dagli impianti sportivi. Vogliamo continuare così. Se riusciremo a fare un buon lavoro, magari tra 10 o 15 anni a Guidonia non mancherà nessun impianto sportivo e il comune, invece di rimetterci ogni anno denari, magari li incassa. Assolutamente sì, è l'augurio di tutti. Sindaco, io la ringrazio perché le abbiamo rubato un po' di tempo, ma era giusto comunque approfondire questi temi dopo quest'estate, insomma, che l'abbiamo detto, è stata molto molto tormentata, e speriamo di riaverla presto con noi per parlare, insomma, di altre cose che riguarderanno, insomma, Guidonia, perché ci sarebbero tantissimi temi di cui parlare, però ovviamente i tempi ci impongono di stringere il più possibile. Grazie mille, sindaco. Grazie a voi, buonasera a tutti. E ringraziamo di nuovo il sindaco Mauro Lombardo. Ci fermiamo a 60 secondi per la pubblicità e poi torniamo insieme qui per il proseguo del TG della Tiburtina News.